Negli scorsi giorni ha anche promosso un'iniziativa per le città di Udine. No, ma ho dato un aiutino tecnico che ho sentito come doveroso perché ho conosciuto questo giovane richiedente asilo di Karachi, città popolosa del Pakistan, che sta facendo appunto le procedure per vedere accolta, spera lui, la sua domanda, che ha avvertito l'esigenza di lanciare un messaggio molto preciso in questo momento ed è sotto la forma delle foto che potete vedere nei canali, nei profili social, Facebook e Instagram, i pakistani di Udine contro la violenza. Comprende le preoccupazioni dei cittadini che oggi sono qui e come gli risponde? Come no, io ho cercato di dare anche una risposta usando solo la razionalità e mettendo da parte valori e sentimenti con un lungo approfondimento su un giornale di questa città che è partito da un quesito che mi pongo anch'io, che non sono mica scemo. C'è un rapporto tra aumento della presenza straniera e aumento della criminalità e la risposta è complessa. Il problema sussiste, ma attenzione, le risposte che ci stiamo dando ci portano completamente fuori strada, se devo sintetizzarla così.